Discussioni. Intanto nessuno obbliga nessuno a fondersi, sia chiaro. Il processo istituzionale prevede, come ben sapete, poi anche addirittura il voto dei cittadini, quindi nessuno. Però, di fronte all'obiezione fatta, alla fine i risparmi, alla fine gli incentivi finiscono dopo 10 anni, che è un'obiezione molto sensata. Dici, ma non è che poi questo comune, siccome per 10 anni, che in Italia è un orizzonte temporale immenso, 10 anni, questo è un paese in cui una cosa o capita domani o non esiste, tu pensa 10 anni, non è che questi fanno i nababbi e poi all'11° anno piangono miseria, in pratica questo è il punto. Beh, chiaro che il rischio c'è, ma il punto qual è? Che la fusione si fa, se i cittadini decidono di farla, per produrre risparmi permanenti. Cioè, la fusione, come la Corte dei Conti conferma, serve non soltanto per eliminare palesi situazioni di comuni 30, 40, 20, 50 abitanti, ma anche perché esiste una dimensione minima di scala al di sotto della quale i servizi costano di più. Ora, il tema di quale sia non è un tema banale, perché tu hai perfettamente ragione, Non è che fondere due comuni di 15.000 abitanti ti porta a spendere meno, perché esiste un minimo efficiente di scala che secondo le nostre valutazioni sta fra i 3.000 e i 4.000, non sta certamente oltre, il che tradotto vuol dire se due comuni di 15.000 abitanti si vogliono fondere, lo facciano, ma non pensino che a quella dimensione ci siano risparmi. Ok, poi dipende, territorio montano, dipende da mille cose. Non sei d'accordo? No, se guardi bene non è sempre così, cioè fondere due comuni da 50.000 abitanti, per dire un'altra cifra sparata a caso, non, diciamo la motivazione di economia di scala, non c'è bisogno insomma di... non è così forte a quel livello, è molto molto forte più in basso, dopodiché uno è libero di fondersi per altri motivi, vuol fare un unico ufficio, quello che volete, però vi dico solo che il risparmio derivante dall'economia di scala non è lineare, cioè molto forte sotto i 5.000, sotto i 3.000, non è così forte dopo, il che non vuol dire che non ci siano altri vantaggi o che non ci si fonda lo stesso, ma quello è un punto. Però si devono realizzare e si stanno realizzando, se guardate, se fai così allora la droga è compensata, nel senso che poi quando dopo 10 anni soprattutto sei andato veramente a regime, diciamo ti puoi permettere di assorbire quel punto.